È periodo di rincari per le tasche dei consumatori pesaresi in linea a quanto sta succedendo in tutto il paese. Il tema carburanti è in tal senso uno dei temi più scottanti. Continui balzelli dall'estate a questo mese di novembre. È aumentata la benzina, è aumentato il diesel, è aumentato il GPL, ma soprattutto è aumentato il metano. Qua ci troviamo in una delle stazioni pesarese che eroga appunto metano e si trova a scontrarsi con aumenti delle materie prime che hanno portato dall'estate a un aumento quasi del 100%, si è passati da 0,90 euro al chilo a 1,50 euro, in alcuni casi anche 1,80 euro e 1,90 euro. Il metano è aumentato da un giorno all'altro, soprattutto, nessuno se l'aspettava, probabilmente non l'avevano anche accennato, non l'avevano detto, e il fatto è che è raddoppiato, quindi comunque non è un aumento leggero come a volte può andare sul gasolio, come può andare sul GPL, comunque quello è un derivato del petrolio. Il metano è una materia prima, quindi come tutte le materie prime i prezzi sono andati alle stelle. I clienti che avevano macchina a metano si lamentano giustamente, però purtroppo non ci possiamo fare niente. È una materia prima, quindi è salita come le altre. Anche il cliente che prima andava a metano può andare a benzina, prima cosa, e poi anche se ancora conviene il metano. Però fondamentalmente si lamentano, quindi c'è chi gira anche meno, perché le vendite sono andate giù di metano. E dunque col metano il balzello più alto, ma ci sono stati salti considerevoli per tutti i carburanti, dalla benzina al diesel al GPL. Sono giorni di stabilizzazione dei prezzi, negli ultimi giorni non sono aumentati rispetto a qualche settimana fa, ciò non toglie che c'è tanta incertezza tra gli stessi gestori. Gli aumenti sono stati veramente esorbitanti, oltre 10 centesimi al litro, e si risente molto sia sui consumi che anche sulle consegne, perché noi anche le varie autobotti ci vengono a costare molto di più. Noi siamo pagati un fisso al litro e quindi per noi è un grosso problema avere questi costi esorbitanti così. È una fase in cui si stanno stabilizzando i prezzi? Ma negli ultimi giorni non sono cambiati, però non ne sappiamo nulla, cioè non abbiamo modo di sapere in anticipo se e si alzeranno, si abbasseranno, rimangono stabili. Ci sono persone che dicono per il momento rimangono stabili, poi dovrebbero riaumentare verso la fine dell'anno per le feste, così, ma sono voci, cioè non è niente di ufficiale. Noi speriamo soltanto che aumentino la produzione. Se i produttori di petrolio aumentassero la produzione, dato che a livello mondiale c'è questa grande richiesta di petrolio, se si aumentasse la produzione i prezzi sarebbero molto più contenuti. Invece adesso sembra che addirittura si parla che vogliono ridurre le produzioni, e questo sarebbe speculazione. Che da noi incide molto anche la tassazione, ma sicuramente in questo ultimo periodo il governo ha fatto delle cose per fermare un po' gli aumenti, ma non sono cose che diciamo che non possono sopperire a degli aumenti di questa natura, così esorbitanti.